Un evento storico perché per la prima volta quattro soggetti si ritrovano insieme a condividere insieme un'idea di città. Un evento storico perché mettiamo giovani con la loro intelligenza, la loro professionalità, la loro briosità a ripensare la città per offrire ai cittadini, ai turisti e agli esercenti una città ancora più bella, adeguata ad un panorama e ad una storia di assoluto rilievo. Il centro storico di Napoli nei prossimi mesi cambierà volto grazie all'accordo fra Comune, Soprintendenza, Camera di Commercio e Università. È stato firmato stamattina il documento congiunto per dare una svolta estetica, ambientale e di qualità urbana agli spazi dedicati all'accoglienza di cittadini e turisti, integrandoli nella bellezza della città. Giovani architetti napoletani selezionati dall'Università ridisegneranno arredi come bar, tavolini ed ombrelloni delle attività di ristorazione all'aperto, per trovare un modello omogeneo di forme, materiali e colori che rispetti le caratteristiche paesaggistiche, artistiche ed architettoniche della città. La riprova che quando le amministrazioni che rappresentano gli interessi pubblici si uniscono, molto probabilmente riescono a ottenere dei risultati. Non credo che sia il battersi il petto anticipatamente, ma è la fiducia nei risultati che certamente otterremo. Molti uffici hanno delle ridotte forze lavoro e quindi l'essere oggi qui presenti per arrivare a una struttura che rappresenta insieme qualità e quantità è il migliore dei risultati che potessimo conseguire in questo momento storico. Sono previste borse di studio fino a 25.000 euro finanziate dalla Camera di Commercio, oltre ad un fondo di 500.000 euro per le spese di adeguamento ai nuovi modelli di arredo, mentre il Comune concederà sconti sul canone per l'occupazione di suolo pubblico. Le competenze molteplici del Dipartimento di Architettura, che vanno dalla urbanistica alla progettazione ambientale, dalla progettazione urbana alla storia e al restauro, nonché alla valutazione, consentiranno di avere uno staff di docenti qualificato e ci auguriamo ovviamente anche dei brillanti vincitori delle borse di studio. L'abbiamo fatto perché per la prima volta tre enti si sono messi insieme cercando comunque in soli tre mesi di fare qualche cosa. Difatti oggi, che è il 2 agosto, riusciremo a firmare questo protocollo d'intesa che vedrà la Camera di Commercio impegnata nell'erogazione a favore delle aziende naturalmente di 500.000 euro. Naturalmente vedremo per ogni azienda quanto possiamo destinare per il restyling degli angoli della città di Napoli, sia chiaramente delle varie botteghe.